tutti gli amici di Last in Fashion. Ora siamo qui prima della presentazione del nostro evento con Barbara Nicolini e Paola Occhipinti, rispettivamente un'edanta specializzata nel mondo della moda e di luxury e una giornalista che ha collaborato con varie riviste nel campo della moda e scrive di wellness e beauty. Volevo iniziare con alcune domande. Prima di tutto vorrei introdurre il fatto che siamo qui per la presentazione di questo libro, quindi Trova lavoro subito nella moda, che è un libro scritto dalle due presenti donne. E quindi volevo chiedere innanzitutto alla giornalista Occhipinti di raccontarci un po' la storia di questo libro, quindi come è nato e come è stato formato. Sì, dunque, l'idea del libro è più o meno ci è venuta un paio di anni fa, perché abbiamo iniziato a scrivere io e Barbara una rubrica su Vanity Fair online, in cui intervistavamo una volta alla settimana un professionista della moda, quindi il buyer, lo stilista, il fotografo, la modella. La rubrica ha riscosso evidentemente successo, per cui abbiamo iniziato a ricevere delle mail di richieste di suggerimenti su come fare per iniziare un certo tipo di lavoro piuttosto che un altro, anche domande delle più svariate, tipo come vestirsi a un colloquio, cosa dire a un colloquio. Per il quale tra l'altro avete dedicato anche tutta la ultima sezione tutta del libro. E da lì ci siamo dette, ma perché non mettiamo insieme un po' di materiale e cerchiamo di spiegare in maniera il più semplice possibile, però in maniera anche diciamo seria e tecnica, cosa fa il visual merchandiser piuttosto che il buyer. E da lì appunto è nata l'idea, l'abbiamo presentata all'editore, che è entusiasta del nostro progetto, ci ha fatto scrivere. Molto bene, quindi vorrei procedere con un'altra domanda per Barbara, che come ho detto prima è una headhunter. Quindi vorrei chiedere, quali sono le caratteristiche del candidato perfetto? Bene, il candidato perfetto ahimè non esiste. Esistesse avremmo un sacco di problemi in meno. Magari poi te ne presento uno. No, a parte questo, sicuramente quello che ho ripetuto a molte riviste, a molte radio in questi giorni, durante queste interviste, è che la cosa importante è creare un curriculum un po' diverso, perché quando noi pubblichiamo un'inserzione, a volte appunto anche utilizzando il sito di Vanity Fair My Business, cosa succede? Che riceviamo tantissimi curricula. Quindi a quel punto, prima di convocare le persone a colloquio, ci deve colpire il CV. Quindi deve essere comunque, necessariamente ci deve essere un elemento che fa la differenza. Vi faccio un esempio. Io all'università ho studiato hindi. All'epoca mi davano della pazza, però è stato quello che ha fatto il mio curriculum diverso, che mi ha portato a lavorare alla Comunità Europea, e poi da lì ho avuto quindi la fortuna di un crescendo di esperienze sempre più importanti. Probabilmente se non avessi studiato hindi il mio curriculum sarebbe stato uguale a quello di molti altri. Quindi oggi sicuramente la differenza la fa avere sul curriculum una lingua come il cinese. Poi c'è il secondo step, che è quello del colloquio. Quindi va bene, ok, bello sulla carta, ma poi il colloquio è quello che fa la differenza. E purtroppo bisogna dire che è la prima impressione che fa la differenza. È già dura verità. Purtroppo sì. Quindi poi soprattutto per posizioni dell'uso, quindi dalla stretta di mano, ad esempio, io già elimino chi stringe la mano senza forza, la mano molle che veramente non si può vedere. O comunque io dico sempre una bella presenza. Bella presenza non vuol dire che una persona deve essere bella nel senso oggettivo, ma una persona che deve essere curata, quindi in tutto il suo aspetto, soprattutto se vuoi lavorare per una casa di moda. Ecco, poi anche qui insomma una persona sicuramente con un po' di personalità, che non vuol dire venire necessariamente al colloquio con i capelli viola, però con un elemento caratterizzante. Poi dico sempre, meglio togliere che aggiungere, e evitare cose con loghi troppo evidenti che possono comunque infastidire o dare una connotazione magari in quel caso sbagliata, quindi mantenere comunque un profilo low profile. Avrei altre due domande molto veloci per voi. Vedete chi vuole rispondere, eccetera. Allora, la prima è come si svolge la vostra giornata. E la seconda, come voi avete chiesto a molti dei vostri intervistati nel libro, qual è un libro che voi consigliereste per il self-empowerment di una persona, soprattutto nel mondo della moda?
Allora, come si svolge la nostra giornata? La mia, io sono una freelance e mi occupo, appunto, scrivo di beauty, salute, wellness e moda. Fondamentalmente devo leggere quasi tutti i comunicati stampa che mi arrivano dai vari uffici stampa per tenermi informato, ovviamente. Faccio da lì, cerco di fare delle proposte, faccio delle proposte ai giornali con cui collaboro, scrivendo una scaletta di come voglio sviscerare l'argomento e cerco appunto di trovare, siccome i giornali ovviamente chiedono sempre, i caporedattori, i redattori con cui mi interfaccio chiedono sempre, proponimi delle novità, tutti ovviamente vogliono sempre la novità e la cosa. Quindi bisogna cercare di trovare una cosa un argomento che gli altri non hanno ancora pubblicato, che è la cosa più difficile in realtà. Poi in un'epoca dove va tutto molto veloce, dove l'informazione è velocissima e la gente, purtroppo o per fortuna, questo non lo so, il giudizio poi, ognuno dà il giudizio che vuole, si legge poco. Gli articoli devono essere brevi perché sennò stufano, quindi soprattutto chiaramente se non si tratta di un articolo di approfondimento, quindi di politica, ma si parla di benessere, moda, sicuramente è più accattivante un articolo breve. Dunque, il libro che consiglierei è The Lux, di Dana Thompson, che è un libro, devo dire, che veramente mi ha aiutato. Tra l'altro, l'ho letto più o meno 10 anni fa e l'ho usato per fare una lezione proprio qui in Bocconi al master di Salvotesta in Fashion and Management. E ricordo che i ragazzi rimanevano incantati ad ascoltarmi quando raccontai e chiesi a tutti, mi ricordo ancora questo aneddoto, perché dalle gonne hanno tolto le sottogonne? Perché dalle gonne hanno tolto, lo sai? Rendere più snelle No, per tagliare i costi. Per le tagliare i costi, perché Fendi aveva, quando era ancora delle sorelle Fendi, non del gruppo LVMH, dei problemi di budget e quindi le sorelle Fendi hanno deciso di eliminare tutta la parte di sottogonna perché era molto costosa, quindi in termini era come cucire due gonne. Quindi doveva passare al prodotto doppio, l'ufficio dello stile doppio, poi se era di seta era costosa e quindi da lì l'hanno Vedi, tagliato. si impara sempre dalla dottoressa Nicolini. E quindi no, invece per passare alla mia giornata è molto semplice, porto a scuola i miei 3 figli, vado a bere il caffè con le mie amiche, dopodiché vado in ufficio, vedo tantissimi E sono già candidati e 11. sono già le 11. No, scherzo, purtroppo non è tutto molto veloce. Vedo molti candidati durante il giorno, ci sono delle giornate che dedico esclusivamente ai colloqui perché preferisco concentrarle e delle giornate invece in cui le dedico totalmente ai clienti, quindi ho vari appuntamenti uno dopo l'altro dove incontro dei clienti, dove appunto mi chiedono delle posizioni per le loro aziende. Oltre il discorso di Edanti, noi ci occupiamo anche un po' più di strategia, quindi in realtà entriamo in più in una... entriamo nell'azienda non solo portando il personale che serve, ma anche proprio consigliando che tipo di personale, dove metterlo, perché metterlo è necessario. A volte consigliamo magari anche di eliminare delle figure a fronte di altre. Quindi non è solo il discorso di Edanti che è un po' più vasto, ecco, fortunatamente quella è la parte anche più bella. Ciao a tutti gli amici di Last in Fashion, ora siamo qui con Corrado Masino e Beatrice De Grandi, che sono rispettivamente il direttore generale di Moschino e la fondatrice di Vibe, una nuova startup che vuole valorizzare l'artigianalità del Made in Italy. Quindi vorrei partire con alcune domande per entrambi. Innanzitutto vorrei partire con Beatrice e chiedere un po' la storia del tuo successo e della tua piccola azienda. Allora, innanzitutto sono una laureata a Bocconi, quindi mi fa anche piacere essere qua. Mi sono appena laureata da poco, a settembre, e il mio percorso è iniziato proprio qua in Bocconi, quando ho pensato, diciamo, un po' al mio futuro, cosa volevo fare del mio futuro, e non avendo bene le idee chiare ho detto, vabbè, inventiamoci qualcosa da fare. E ho pensato, vabbè, già da tempo pensavo che il Made in Italy fosse un gran punto di forza del nostro paese, ma non parlo del Made in Italy a livelli comunque grandi industriali, ma parlo del piccolo Made in Italy. In Italy, quindi del piccolo artigiano, della signora, della zia, della mamma che fanno cose in casa, magari anche molto belle, ma hanno un mercato limitato perché non hanno magari gli strumenti o le capacità per
appunto vendere i loro prodotti. Quindi ho pensato di coniugare questo aspetto tradizionale proprio dell'Italia, perché mm-hmm. direi che solo noi quasi abbiamo questo tipo di artigianato, con nuove tecnologie, quindi un e-commerce esatto. principalmente, che però poi per gli sviluppi, diciamo, della vita, che è sempre imprevedibile, non è rimasto solo un e-commerce, ma è diventato anche punto fisico, non fisso ma itinerante, quindi con una serie di temporary shop per il mondo, che al mondo il Made in Italy è apprezzatissimo, esatto. quindi da poco sono diventata partner con un'associazione che appunto si occupa di promuovere il Made in Italy nel mondo, che si chiama Official Made in Italy, e da lì vedremo come andrà. Quindi questa è in breve la storia, non voglio annoiarvi troppo. Benissimo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, Beatrice, per il futuro della tua piccola e speriamo grande azienda. Speriamo. Ora voglio procedere con una domanda per il signor Masini. Oh. Allora, lei ha una carriera molto variegata, ha lavorato ad Armani, Geox, Diesel, Pinco e ora da Moschino. Da Moschino. Quindi volevo chiederle magari di magari spiegarci un po' la sua esperienza sì. e di dirci, raccontarci cosa lo ha attratto di Moschino e le sfide che ha trovato da Moschino che magari non ha trovato dalle altre parti. Ma allora, io ho iniziato questo lavoro per sbaglio, io volevo fare tutt'altro, volevo fare il guardiaparco. Per cui per sbaglio questo lavoro. E diciamo che io sono un manager un po' atipico, nel senso che non mi volevo focalizzare solamente su un tipo di industria o di maison. Sono molto curioso e ho sempre cercato delle sfide molto importanti, anche perché adoro le sfide, e ho cercato delle aziende che mi permettessero di conoscere mondi diversi. Ho lavorato nel capospalla molto importante a Hugo Boss. Ho lavorato nel settore maglieria per un'azienda più importante di maglieria, 10 anni in Armani con il maestro, con il re della moda. Poi ho dovuto cambiare settore e sono andato nello sportswear di alto livello molto veloce, che è appunto Diesel, dove la creatività marketing era molto importante, anche perché non mi volevo focalizzare solo su un tipo di industria, ma volevo vedere più diverse industrie, anche perché ogni segmento di industria ha i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Volevo vedere altri mondi, ho trovato il mondo diesel, un mondo molto veloce, giovane, grintoso, ironico, assolutamente al di fuori dei canoni della moda. Poi sono entrato in Pinco, dove c'era un altro modo di operare, un fast fashion evoluto. Uh-huh. Poi sono entrato in Ballantine, dove lì si è toccata un po' la poesia. E poi sono entrato in un gruppo americano di denim di altissimo mm-hmm. livello, Citizen of Humanity. Poi ho voluto cercare un'altra sfida in Geox, dove aziende da 1 billion, dove tutto quanti i processi devono essere perfetti. E poi sono entrato in Moschino perché diciamo che il mio background è su un settore di alto livello. Sono convinto che in questi settori del lusso, se possiamo chiamare del lusso, questo mondo, con alcune accortezze viste all'interno di aziende del casual, potevano portare dei vantaggi, cioè la velocità legata al lusso. Uh-huh. E quello che mi ha attratto da Moschino sicuramente è il mondo ironico, beh, certo. il mondo diverso, un po' controcultura, che è un po' nel mio DNA, insomma, un po' l'anima ribelle, che io non sono giovane come lei, che ha fatto già una cosa meravigliosa, però a contatto con certi mondi riscopri veramente il tuo animo ribelle, che è la cosa più bella che c'è su questa terra. Esatto, una cosa che tra l'altro da Moschino si è notata soprattutto negli ultimi anni e grazie al quale Moschino è stato connotato con valori di eccentricità. Sì, senza dimenticare che la cosa più importante che in tutte queste maison, in queste industrie, l'heritage del signor Franco Moschino, esatto, è stato il primo esatto. a portare questa idea. Ho scoperto dei vecchi suoi quadri, dei mm-hmm. suoi vecchi disegni che sono attuali, sono avanti. Cioè, per cui a me piace molto il mondo ironico. Poi ogni azienda ha dei punti di forza incredibili, cioè io devo tutto alla Maison Armani. Io ho lavorato 10 anni di fianco al signor Armani, che auguro a tutti quanti di poter fare questa avventura, di trovare una persona geniale, assolutamente geniale, che ti insegni. Ecco, l'importante è trovare sempre qualcuno che ti insegni qualche cosa. Assolutamente. Questa è la filosofia della mia vita.
Volevo farle un'altra domanda Sì. correlata all'industria della moda in generale, Sì. che presenta la peculiarità delle stagioni, Sì. di questo presentare una collezione un anno prima. Che cosa pensa soprattutto delle ultime evoluzioni, ovvero delle idee delle case di moda di accorciare i tempi della moda? E Moschino come si sta evolvendo in questo senso? Moschino è stato un po' precursore, perché già da 3-4 stagioni noi proponiamo sul mercato una parte della sfilata, vuol dire che noi sfiliamo a settembre e siamo sfilati, abbiamo sfilato adesso settimana scorsa, e il giorno dopo una parte di collezione di sfilata è già sul mercato. Cosa ne penso? Io penso che sicuramente i tempi devono essere accorciati, nel senso che ormai con i social media tutto va molto più veloce. Non vorrei che tutto questo azione di forzare il mercato sia a scapito della creatività, nel senso che dalla mia esperienza io ho lavorato con molti creativi, da Margiela al vecchio Montanà, tutti quanti, la velocità non deve essere a scapito della studio e della creatività, se no non è più moda, diventa solamente un fashion industry che alla fine appiattisce. Io credo ci sia, sì, il mondo globale ci deve essere, ma mai perdere certi punti di riferimento che sono la creatività, la genialità, se no non è più moda, ma diventa un business normalissimo. Esatto. Per cui con molta pazienza deve gestirsi la moda in un altro modo, ma non tutto deve andare a colpire la creatività, se no esatto. non è più moda. Tra l'altro con questo vorrei collegarmi per un'ultima domanda, Beatrice, quindi per quanto riguarda la creatività, anche tu ti sei ritrovata a scontrarti e ad incontrarti con il mondo dell'artigianato italiano, certo. quindi un mondo dove la creatività è eccessivamente abbondante e positivamente abbondante. Quindi volevo chiederti, quali sono stati i tuoi criteri di selezione per questi artigiani? Quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi criteri? Beh, allora, sicuramente una cosa vende, e l'ho notato appunto per esperienza, perché sono partita totalmente senza esperienza e per caso, perché i lavori nascono molto spesso Bravissimo. Per caso. Ah, sì, io sono partita veramente per caso. Ho visto per esperienza che vanno le cose molto originali, comunque, cioè le cose che non sono state viste o comunque che sono un pochino più particolari. Io ho anche comunque delle linee un po' più classiche per avere una gamma di mercato, diciamo, più ampia e per poter vendere un po' a tutti. Però i miei prodotti di punta sono sicuramente i prodotti un pochino più diversi, un po' più particolari, con dei materiali un po' più selezionati. Quindi sono partita inesperta, diciamo, scegliendo un po' di tutto, e adesso mi sto canalizzando per l'esperienza che ho acquisito in questi due brevi anni, diciamo, verso una selezione un pochino più mirata di cose un pochino più particolari. Yeah. Poi appunto chi è creativo, quindi gli artigiani che sono molto creativi, magari col business fanno un po' più fatica, quindi io diciamo che ci metto la parte più organizzativa e per la creatività mi affido quasi interamente a loro, pur magari avendo dei criteri di scelta che ho visto più che altro su quello che piace, quello che vende. Ciao a tutti gli amici di Last in Fashion. Oggi siamo qui con Luciano Cimino e Fabio Attanasio, le due grandi eccellenze della nostra produzione e moda italiana. Abbiamo quindi Luciano Cimino, presidente della Pianoforte Holding, che riunisce Carpisa e Imamai, e Fabio Attanasio, quindi scrittore del blog The Bespoke Dudes. Quindi vorrei iniziare con una domanda che coinvolge entrambi. Quindi qual è il vostro modo di valorizzare la filosofia dell'artigianato italiano e della nostra eredità culturale italiana nel vostro lavoro, quindi nel tuo caso nel tuo blog e nel suo caso quindi in Imamai, Carpisa, in Original Marines e tutti i progetti che ha lanciato nel corso della sua carriera? Vorrei partire magari con Fabio. Sì, ma sicuramente banalmente per me valorizzare l'artigianato italiano passa necessariamente attraverso il parlarne, attraverso il comunicare. Bespoke Dudes nasce nel 2012 proprio per raccontare storie principalmente di artigiani che magari non assorgevano agli onori della cronaca, non trovavano cittadinanza in pagine di riviste patinate perché
magari non avevano budget di marketing, i budget necessari per accedere a determinati media, e evidentemente è entrato in quel discorso di nicchia presidiato da questi artisti, da questi artigiani che sono questi ultimi detentori forse di quel mondo criptico dell'eleganza classica maschile, e forse perciò questo è stato il motivo del suo successo. Quindi come lo valorizzo? Parlandone, raccontando storie, facendo ricerca, parlandone soprattutto in italiano e in inglese, perché io dico sempre, se avessi parlato di sarti italiani agli italiani sarei stato probabilmente quasi inutile, perché chi ci apprezza di più a volte non siamo noi stessi, ma siamo, come dico una banalità, ma all'estero, insomma, mm-hmm. siamo particolarmente apprezzati, quindi così. Va bene, e lei invece, signor Cimmino, che ci può raccontare? La nostra certamente è una realtà più complessa, perché diciamo noi siamo operativi sul campo, quindi dobbiamo abbinare alla comunicazione poi una realizzazione dal punto di vista concreto. Citerò un paio di esempi delle attività che ci riguardano soprattutto le seconde generazioni che portano oggi avanti le aziende. Io sono il presidente, un po' sono come il par familias che governa le cose dall'alto, curando il raggiungimento degli obiettivi e un po' l'andamento generale. Come artigianato, per esempio, noi abbiamo salvato, si può dire, tra virgolette, un genietto italiano che opera a Vigevano, quindi siamo in Lombardia, e che ha creato il mitico costume da competizione con il quale la Pellegrini ha vinto le Olimpiadi a Pechino, e con il quale continua, attraverso però mutamenti genetici di questo tipo di abbigliamento sportivo, continua a gareggiare. Quindi la Pellegrini sarà presente a Rio con un costume jacket. Parliamo proprio di una piccola capsula di un signore che, andando in piscina a vedere nuotare i figli, si è inventato un costume collegando il nuoto dei figli al suo lavoro, che era quello di tecnico di macchine per calzature. Quindi pensate un po' che accostamento: dalle macchine per fare le scarpe, realizzare uno dei costumi, che è stato in quel momento un fenomeno mondiale, perché jacket è esploso nel mondo come il miglior costume, superiore di gran lunga a quello di multinazionali come Speedo ed altri. È solo che poi pesce grande mangia pesce piccolo, ci hanno fatto una guerra enorme, per cui la Speedo ha preferito cancellare, loro che avevano inventato il costume a tuta intero, lo hanno fatto cancellare dai regolamenti internazionali per tornare a nuotare con il bermudino per gli uomini e un costume simil tuta per le donne. Quindi diciamo ci siamo trovati a ripartire, ma lo abbiamo fatto ben volentieri, perché è un percorso che evidenzia moltissimo come dal piccolo artigianato si possono creare anche dei fenomeni mondiali di marketing. Certo, tra l'altro da qui vorrei anche fare un'altra domanda, che è come questo progetto però nella sua carriera, diciamo che la sua carriera è stata costellata da svariati successi, quindi quello che mi chiedevo era veramente qual è l'ingrediente del suo successo, cioè cosa le ha permesso di arrivare dove ora? No, guardi, non ci sono arrivato senza accorgermene, probabilmente assistito da buona salute, visto gli anni che non sono pochi, e questa è sicuramente una componente fondamentale. Poi comunque una filosofia l'ho sempre adottata da quando ero giovanissimo, ho iniziato a lavorare, cercare di lavorare un'ora in più dei miei concorrenti. Io nasco a Gente, quindi il rappresentante era l'attività di mio padre, che io ho ripreso nel 62 quando ho iniziato a lavorare, e quindi da allora però ho capito che per arrivare da qualche parte dovevi lavorare sempre un pochino più dei tuoi concorrenti più vicini. Ho sempre applicato questa filosofia. L'altro aspetto potrebbe essere quello di non cedere alle facili tentazioni, scorciatoie, alchimie varie. Bisogna lavorare con serietà, avendo sempre dirò una banalità, ma il fatto del sogno del cassetto è vero. Io ho lavorato 20 anni, ho fatto 20 anni di gavetta, per poi mettere a frutto tutti i miei sogni nel progetto Original Marines, da cui sono uscito peraltro nel 2001. Volevo poi continuare con un'altra domanda per Fabio. Quindi tu scrivi di alta sartoria, quindi volevo chiedere, secondo te,
Quali sono i grandi punti di forza della sartoria italiana? Credo che i fattori che ci distinguono, i fattori che rendono unica la sartoria italiana, ma senza fare facili campanilismi, diciamo che tutte le forme, la sartoria come tutte le forme d'arte è timeless, senza tempo. Quindi la creatività italiana, sicuramente, dico una cosa che è abbastanza comune, è quella che ci distingue, perché c'è una frase che mi ripeto sempre, che dice ci potranno copiare il design della tazzina, ma non il gesto che noi facciamo per far zuccherare il caffè. Quindi noi essere sempre un passo avanti, come diceva il signor Cimino prima, lavorare sempre un'ora in più, noi con la nostra creatività credo che siamo sempre un passo avanti rispetto a chi magari vuole copiare il nostro prodotto. Cosa fare per valorizzarla? Credo che torniamo al discorso di prima, parlarne, comunicarne il valore, l'heritage italiano, certo, che c'è dietro queste realtà artigianali, che sono le nostre mani, quelle che ci hanno portato poi a creare i grandi tessuti connettivi del nostro paese. Credo che sia questo, insomma, gli ingredienti, esatto, fondamentali. Tra l'altro tu stai facendo questo, appunto, parlando di una cosa antica e tradizionale tramite un blog, quindi uno strumento molto innovativo, mentre il signor Cimino sta cercando di targetizzare invece delle nuove generazioni con i propri prodotti, ora come Yamama e Carpisa, usando invece un modo in più tradizionale di fare imprenditoria. Quindi volevo chiederle i suoi consigli per un giovane che vuole imbarcarsi in un'impresa come la sua. Sì, questa è la domanda delle mille pistole, perché rispondere non è facile, soprattutto oggi. Mm-hmm. Infatti io credo che noi attraversiamo un momento molto particolare, non vorrei usare la solita frase che riguarda la crisi, io credo purtroppo che siamo entrati in un aspetto che coinvolge una metamorfosi della società, per cui bisogna che ripartono certi meccanismi perché non ci si appiattisca su di un fondo sul quale purtroppo in Italia in questo momento ci troviamo, con tutta la nostra volontà di reagire, però per reagire bisogna andare soprattutto all'estero. Oggi guardare è un fatto culturale, guardare ai nostri patrimoni artigianali è diventato un'esigenza, anche noi che con Carpisa vendiamo milioni di borse e centinaia di migliaia di valigie, siamo lavorando a un progetto per riportare gli artigiani napoletani che sono stati dei maestri nella lavorazione della pelle a rifare le borse con la loro antica maestria, prima che si disperdano gli ultimi esponenti di questa categoria. Questo credo che accada anche nell'abbigliamento. Io col vostro presidente Rosso Monte ho avuto una breve esperienza politica, sono stato anche in Parlamento. E una delle poche cose che sono riuscito a fare, ho portato a Napoli un investimento del Ministero per lo Sviluppo per Naples Meets the World, dove abbiamo presentato sia una sezione di giovani esponenti dello stilismo partenopeo e anche dei tradizionali. Avevamo 10 leader, da Marinella, Isaia. Quindi è stato questo mix fra nuove generazioni e marchi già noti nel mondo per far capire quanto importante è Napoli per certe produzioni. Io personalmente sono convinto che la moda maschile ha in Napoli una leadership mondiale. Come si taglia e si cuce una giacca a Napoli non si fa in nessuna parte del mondo. E quindi è qualcosa che va valorizzato e abbiamo avuto un lusinghiero successo, perché poi insieme agli abiti, alle camicie, ci sono le scarpe, che sono un altro settore importantissimo, ci sono delle aziende che lavorano per marchi internazionali come Louis Vuitton, Sergio Rossi, eccetera, che però hanno anche la necessità di emergere, perché fare le scarpe per i marchi stranieri quando nel mondo si può andare con il proprio marchio, perché visto che le scarpe come si fanno a Napoli, così come gli abiti, così come le camicie, non si fanno in nessuna parte del mondo. Sembra immodestia, ma è una realtà. Certo. E mi auguro che progetti del genere possano solo continuare. Io con questa domanda ho finito, saluto tutti gli amici di Last in Fashion e alla prossima.